nostro Gesù Cristo, sempre sia lodato, cari fratelli e sorelle. Oggi voglio condividere con voi un pensiero su quello che è una questione molto importante a livello spirituale personale, è il sacramento della confessione, un sacramento che è in crisi. Quindi potremmo intitolare questo piccolo intervento, ecco, con queste parole: un sacramento oggi ancora necessario? È in crisi? Sì, purtroppo è un sacramento che è in crisi, in quanto è in crisi la coscienza del peccato. Quindi possiamo anche chiederci le motivazioni per cui questo sacramento, ecco, non viene più celebrato, o viene trascurato, o viene anche mal interpretato da tanti pastori e sacerdoti della Chiesa. Noi sappiamo che è un sacramento che è stato istituito da nostro Signore Gesù Cristo in quel contesto della Pasqua, 8 giorni dopo, quando Gesù, ecco, entrò a porte chiuse, alitò sui 12 e disse loro: ricevete lo Spirito Santo, a chi rimettete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimettete non saranno ritenuti. Quindi un dono che la Chiesa ha ricevuto e che attraverso questo ha anche delle responsabilità, come applicare questo sacramento alle singole anime. Quindi la passione e morte di Cristo è venuto tanti anni fa e si rinnova, si ripresenta sotto i nostri occhi, come sappiamo, attraverso la Santa Messa, ma anche attraverso i sacramenti, che sono appunto strumenti divini attraverso i quali appunto il Signore ci dona la grazia nell'oggi, nella salvezza, la salvezza nell'oggi. Tant'è vero che il Concilio Vaticano II ha definito la Chiesa come sacramento universale di salvezza. E il sacramento? Il sacramento cos'è? È un segno sensibile dell'amore di Dio, della grazia di Dio, del dono di Dio nell'oggi. Quindi nell'oggi ci vengono applicati, singole anime, attraverso la Chiesa, la grazia della conversione, della santificazione che opera in virtù del ministro di Dio. Quindi un sacramento che anzitutto è stato istituito dal nostro Signore Gesù Cristo e che poi ha delle proprietà proprie come ogni sacramento. In ogni sacramento c'è anche, come si dice, una grazia sacramentale, come il battesimo, la grazia sacramentale del battesimo è quella dell'avarco, della rigenerazione, di diventare figli nel Figlio di Dio, come dice San Giovanni nell'Apocalisse. A quanti l'hanno accolto, il Dio ha dato il potere di diventare figli nel Figlio di Dio, quindi veniamo inseriti nel mistero della Chiesa e diventiamo templi dello Spirito Santo, quindi abbiamo una nuova dignità, una nuova vocazione. Tant'è vero che San Pietro li chiama popolo di Dio, popolo santo, sacerdozio della nuova stirpe, eccetera, no? Tanti termini che ci ricordano la nostra dignità, la nostra vera dignità in Cristo Gesù. Così anche gli altri sacramenti, ogni sacramento ha una grazia sacramentale, come il matrimonio, segno dell'unione di Cristo con la Chiesa, e così anche questo sacramento della confessione, che viene chiamato anche riconciliazione o sacramento della guarigione, quindi tanti termini, tanti concetti che possiamo elaborare, ma voglio oggi in modo particolare pensare a quello che è la crisi del sacramento, qual è la motivazione per cui questo sacramento è in crisi? La motivazione principale evidentemente è quella del peccato, del senso del peccato e anche della sfiducia forse che tanti hanno in merito alle ministre della Chiesa. Noi dobbiamo, ecco, innanzitutto constatare che quella realtà del senso del peccato è venuto meno in quanto la gente non si rende più conto della gravità del peccato mortale e quindi tante volte vivono così nell'isordine senza mai, ecco, confessare questi peccati e per tanti anni, ecco, vivono in uno stato di mediocrità, di compromesso col male, col peccato. Per cui anche i ministri della Chiesa, i sacerdoti, hanno l'obbligo di aiutare i penitenti di riscoprire non soltanto i sacramenti della confessione, ma anche di riscoprire la gravità del peccato e quindi aiutarli a confessarli bene, a confessarli bene tutti i peccati mortali. Allora, quando uno per colpa propria, per vergogna, non confessa un peccato,
quel peccato non è rimesso e quindi il sacramento non è valido, quindi si commette un sacrilegio, come si dice, e quindi tutta la vita spirituale è disordinata. Dobbiamo ripartire proprio da questo dono che il Signore ci ha dato nella confessione. Tante volte oggi si sente dire: ma questo sacerdote o quell'altro mi dice che questo non è peccato, o non me lo chiede, o dice non ti preoccupare, anche se convivi, puoi avere degli atti, rapporti, eccetera. Evidentemente queste sono guide cieche, come dice Gesù, nessun cieco può guidare un altro cieco, tutti e due cadranno nella fossa. Quindi noi siamo sacerdoti, noi siamo al servizio dei sacramenti, non siamo padroni noi. Ecco, i sacramenti ci sono stati affidati e lo dobbiamo amministrare come Dio comanda, come si dice, come la Chiesa vuole che li amministriamo. Ecco, quindi non soltanto il sacerdote è chiamato a prestarsi a donare questo dono, il sacramento alla confessione, dove le singole anime viene applicato il sangue di Cristo, ma il sacerdote in qualche modo ha anche il dovere di istruire, di insegnare, di esortare. Per cui nella confessione il sacerdote non soltanto è padre misericordioso che accoglie i figli prodighi, ma è anche giudice, medico, quindi deve anche dare un giudizio, deve sapere anche intervenire. Ecco, deve anche medicare, voglio dire, le ferite del fedele, ecco, fasciare, tirare fuori i peccati gravi per assolverli. Ecco, questo è un dovere del ministro di Dio, del sacerdote, aiutare i penitenti a riscoprire la bellezza, la integrità di essere in Cristo creature nuove. Una volta nella formula antica si diceva che prima della confessione il sacerdote pregava così: che tu possa confessare integralmente, ecco, pienamente, umilmente, con sincero pentimento tutti i tuoi peccati. Che la tua confessione sia integrale, integralmente, sinceramente e umilmente tutti i tuoi peccati. Quindi questi tre concetti sono importanti nella confessione. Integralmente, cioè tutti i tuoi peccati devi confessare. Sinceramente, di numero o di specie, di numero e di specie, quando sono peccati gravi. Quindi non possiamo andare a confessarci se non c'è il vero proposito, se non c'è il vero pentimento e se non c'è la sincerità e l'umiltà di dire tutti i peccati gravi. Perché se noi non abbiamo il vero sincero proposito, fermo proposito, non peccare più, di voler fuggire tutti i peccati gravi, le occasioni vogliono dire, allora rischiamo di rendere vano questo sacramento, questo dono che il Signore ci ha affidato. Quindi il sacerdote non può interpretare a proprio capriccio quello che la Chiesa lo ha affidato, gli ha affidato, gli ha donato il sacramento. Non può dire questo, quest'altro non è peccato. Dobbiamo stare nell'obbedienza al magistero della Chiesa di sempre. Cioè, quello che la Chiesa sempre ha tenuto peccato grave lo ha anche oggi, come lo era ieri. Quindi, 10 comandamenti che implicano tutti i peccati, 10 comandamenti che sono oggetti di meditazione, di riflessione, di confronto e appunto di accusa dei peccati gravi. Quindi, speriamo che possiamo, ecco, fare delle belle confessioni sempre. Perché purtroppo anche per noi sacerdoti tante volte si sente dire questo, quest'altro mi ha detto che non è peccato. Ma dove è scritto? Dove è scritto? Ecco, legge il Catechismo della Chiesa Cattolica, dove sono scritti i peccati gravi, mortali, elencati, e ti devi confessare bene, altrimenti rischi, ecco, appunto di rendere vano questo sacramento. Per tanti anni, tante volte, i penitenti non si confessano bene, vivono nel peccato grave, e quindi rendono vano questo sacramento. E di conseguenza anche la comunione, l'Eucaristia, non viene percepita, ricevuta, ecco, in modo adeguato. Mi viene sempre in mente un figlio spirituale di Padre Pio che assisteva alla messa di Padre Pio e quando lui dava la comunione, questo santo che leggeva dentro, vedeva tutto, tante volte, ecco, negava la comunione.
cioè respingeva il fedele, vatti prima a confessare. Ma padre, mi sono già confessato. Ma quale confessione hai mai già fatto? Quale confessione hai già mai fatto tu? Non hai detto tutti i tuoi peccati, quel peccato non l'hai mai detto nella tua vita, l'hai lasciato nascosto per vergogna. Certi peccati, mi riferisco in modo particolare al sesto, non comandamento, non commettere atti impuri, desideri impuri, eccetera, che questi peccati oggi purtroppo davvero non si confessano più, eppure sono oggetto di peccati di confessione. Pensiamo anche alla Madonna di Fatima, puntava proprio su questo. Cosa ha detto? La causa per cui le anime vanno in inferno? Per i peccati impuri, per i peccati impuri, l'impurità. Ecco, la Madonna è andata dritto, ecco, è andata con la mano nella piaga, come si dice. Per cui ringraziamo anche per questo intervento, mi è venuta questa ispirazione di parlare di questo sacramento così importante, che è in crisi proprio perché è in crisi il senso del peccato. Oggi sembra che tutto va bene, viviamo in questo relativismo, in questo soggettivismo dove ognuno si fa la propria morale, anche i preti purtroppo. Quindi preghiamo per la Chiesa, per i sacerdoti, affinché possiamo vivere nell'obbedienza della Chiesa, nel Magistero, sottostare alla volontà di Dio, espressa appunto attraverso il Magistero di sempre. Basta leggere il Catechismo della Chiesa Cattolica per capire, per comprendere quale direttive prendere, qual è la direzione, i 10 comandamenti quali sono. E quindi, ecco, esaminarsi, fare un bel esame di coscienza, esaminare la propria coscienza, confrontarsi, evitare tutte le occasioni di peccato e, ecco, con il proposito di non peccare più. Questo sacramento poi viene proprio chiamato così, sacramento della confessione. Devo confessare, devo dire, devo esprimere, devo dire tutti i miei peccati. Se ho difficoltà di esprimermi, di dire i miei peccati gravi, ecco, chiedo al sacerdote, sacerdote voglio dire che la pensa come la pensa la Chiesa, di aiutarmi, di fare una bella confessione generale di tutti i peccati della tua vita, affinché davvero puoi rinare a vita nuova. Ci sono anche delle testimonianze importanti in merito alla confessione sacramentale di San Giovanni Bosco e anche di Santa Teresa, che ebbero delle visioni in merito a questo, perché videro tanti giovani o meno giovani andare all'inferno, e la motivazione per cui questi non si salvavano è proprio perché non si sono confessati bene. Infatti, nelle visioni di San Giovanni Bosco si legge che lui chiese appunto scusate, era Santa Teresa, lei chiese proprio alla guida, all'angelo custode, la motivazione è chi sono queste anime che si sono dannate, perché lei vedeva, ecco, come la neve, come cade la neve, questi fiocchi, così cadono le anime all'inferno, e si è spaventato questa santa. E disse: ma come mai? Perché così tante anime vanno in inferno? Chi sono questi? E la guida le disse: non sono né cristiani né pagani, ma sono coloro che vanno in chiesa. E come mai? Cioè, loro vanno in chiesa, pregano e si confessano pure. E la guida disse: purtroppo sono anime che non si confessano bene, che nascondono i peccati per vergogna e così muoiono, e quindi sono in peccato grave e non possono entrare in paradiso. Pensiamo anche alla parabola di Gesù nel Vangelo, dove appunto Gesù dice: non vi conosco, ma noi abbiamo mangiato con te, siamo stati con te, abbiamo pregato con te, abbiamo fatto i miracoli nel tuo nome, eccetera. In verità, vi dico: non vi conosco, operatore di iniquità. L'iniquità, appunto, è il peccato che non è messo alla luce, non è stato confessato. E quindi Gesù non ci conosce, perché lui vuole che siamo sinceri, veritieri, perché davanti a Dio, ecco, non possiamo tacere, non possiamo nascondere nulla. Quindi chiediamo questo avvento, questa grazia di fare una bella confessione generale affinché possiamo essere così aperti al dono di Dio che il Signore ci fa in Cristo Gesù nella nostra vita, in modo particolare in questo periodo del Natale dove Gesù vuole nuovamente nascere al nostro cuore. Bene, vi do la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Thank you.